ragazze, siete pronte a giocare ancora insieme a Sapientino Basic del Winx Club? Io sì, non vedo l'ora. Già nelle scorse puntate abbiamo fatto diverse schede insieme e oggi continuiamo. E magari cerchiamo anche di ultimarle, vediamo se sarò abbastanza brava e veloce per poterlo fare. Per chi non avesse visto le scorse puntate, vi ricordo che questo gioco si chiama appunto Sapientino Basic, My Fairy Friend, delle Winx, queste fantastiche fatine che tra l'altro sono tutta una produzione italiana, perché il cartone animato delle Winx viene stato fatto da disegnatori italiani, quindi è nostro. È un gioco della Clementoni, l'età dai 4 ai 6 anni. Ci sono 24 attività educative e più di 200 quiz. E ovviamente la fantastica penna, questa bellissima penna rosa che suona e si illumina ogni volta che noi diamo la risposta corretta. Al contrario, invece, se la risposta è sbagliata, non emette nessun suono e non si illumina. Quindi è una penna autocorrettiva, in modo che le bambine che ci giocano da sole, appunto, non hanno bisogno di un adulto vicino, perché si possono correggere da sole. Dice Sapientino Basic Winx, è un gioco educativo a domande e risposte, è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni. Le 24 attività sviluppano le capacità di osservazione, di attenzione e di logica, insegnano a riconoscere i colori, le forme, i numeri, gli insiemi e le dimensioni. Grazie alla penna svela risposte, la bambina potrà giocare da sola e verificare i suoi progressi senza l'aiuto dell'adulto. Contenuto 12 schede con 24 attività, una penna elettronica e il libretto di istruzioni. Le batterie sono già incluse, quindi non serve nient'altro per iniziare a giocare. E allora, io metto adesso da parte la mia scatola. Qua ho le mie schede, quelle che abbiamo già fatto le ho messe sotto. E iniziamo! Iniziamo. Qua vedo che si parte subito con la matematica. Che picchia, dobbiamo fare i conti. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4 fiorellini, meno 1, 2, 3 fiorellini, quindi 4, ne togliamo 3, ne rimane 1, quindi la risposta era 2 e 1, quella corretta è l'1, e infatti suona. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 cuori, meno 2 cuori, quindi 5 meno 2, 1, 2, vabbè, faccio così, rimane 3. Quindi la risposta esatta è 3. Qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cupcake. 6 cupcake meno 1, 2, 3, 4, meno 4. 6 meno 4, questo lo tolgo, quindi meno 1, 2, 3, 4. Rimangono 2. Quindi tra 1 e 2 la risposta corretta è 2. Qui abbiamo dei bei cappellini fucsia e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cappelli meno 2. 6 cappelli meno 2. 6 cappelli meno 2. Tolgo questo pollice, tolgo quest'altro e mi rimane un bel 4. Quindi la risposta esatta è 4. Giriamo la scheda, vediamo di qua. Qui le operazioni invece con il più, quindi non sono più sottrazioni ma sono addizioni. Abbiamo 1, 2, 3, 3 fiocchetti più 1, 2, 3, 4. Quindi ne abbiamo 3, ne aggiungiamo 4. 1, 2, 3, 4. Quindi quante sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fiocchettini. 1, 2, 3, 4, 5. Stelline più, oh, quante? Più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi 5 più 7. 5 più 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stelline abbiamo. Questo è un po' più facile invece. Abbiamo 3 conchiglie più 2, quindi 3 più 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5 conchiglie. Caramelle. 1, 2, 3, 4 più 1, 2, 3, 4. 4 più 4, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caramelle abbiamo in tutto, perfetto. Qui che cosa dobbiamo fare? Vediamo un po'. Dobbiamo dire quanti oggetti ci sono e abbiamo due opzioni. Quindi contiamo, qui abbiamo dei palloncini. Saranno 4 o saranno 3? Li contiamo, 1, 2, 3. 3 palloncini. Conchiglie. Saranno 2 o 3? Facilissimo, 1 e 2. Stelline, contiamole. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o 6? 5 stelline. Passiamo qua sotto.
Abbiamo delle caramelle, contiamole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caramelle, quindi il 7 è sbagliato. Sono 6. Qui abbiamo delle farfalle. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 5. Qui invece abbiamo delle pietre. Possono essere 5 o 4. Noi le contiamo così non abbiamo dubbi. 1, 2, 3, 4. 4. 4 pietre. Oh mamma mia! Qui dobbiamo mettere il numero esatto nella posizione giusta. Quindi, qui abbiamo un 9 e un 6. Qui abbiamo il 7, l'8 e poi il 10. C'è un punto di domanda tra l'8 e il 10. Cosa manca? Il 6 o il 9? Dai, contiamo insieme. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e poi il 10. Quindi il 9 è quella corretta. Qui abbiamo 4, 5, 6 e un punto di domanda. Mancherà il 7 o mancherà l'8? Chissà, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e poi l'8, quindi prima viene il 7. Qui abbiamo subito un punto di domanda e poi un 7, 8 e 9. Cosa viene prima del 7? Viene il 6, dai che lo sapete, perché il 10 viene dopo il 9. Poi abbiamo 6, 7, punto di domanda e 9. Cosa manca tra il 7 e il 9? Cosa manca tra il 7 e il 9? Noi possiamo fare anche le furbacchione perché c'è scritto qua sopra. Però dai, contiamo. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi è l'8. Quanti numeri? Oh! Anche qua. Allora, abbiamo 1, 2, punto di domanda, 4. Manca il 3 o manca il 5? Dai, non sto neanche a contare, manca il 3. Esatto. Poi 5, punto di domanda, 7 e 8. Ah, tra il 5 e il 7, vediamo un po' cosa c'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'è un pollice. Quindi il 6 è la risposta corretta. E andiamo avanti. Qua abbiamo 4, 5, 6. Cosa viene prima del 4? Beh, però anche voi siete un po' tontoloni della Clementoni. Il 5 me l'avete messo qui, ma c'è anche qua, quindi manca per forza il 3. E qui 1, 2, 3, 4 e non il 6. Fatta anche questa scheda. Oh, che carino qua! Le sequenze di oggetti. Allora, qua inizia con un fiorellino, poi c'è tipo un fulmine, punto di domanda e un altro fulmine. Cosa manca, il fulmine o il fiore? Sono alternate, quindi manca il fiore. Pesciolino, cupcake, boh e cupcake. Manca il pesciolino. Qua abbiamo, parte con un punto di domanda, poi c'è un timone, una stella e un timone. Quindi con cosa inizia questa sequenza? Con un timone o con una stella? Con una stella, ovviamente. Qua abbiamo una bella fetta di torta. Un punto di domanda, una fetta di torta e un pallone. Fetta di torta o pallone? Io mi mangerei la fetta di torta, però quella corretta è il pallone. Ecco qua. Facciamo anche questa scheda. Poi le abbiamo finite tutte, che brave che siamo state. Allora, qui abbiamo delle sagome, tipo delle ombre. Dobbiamo vedere a chi appartengono e non è detto che siano tutte corrette. No, no. Allora, qua c'è una di profilo che sembra proprio Musa. Però Musa qua non è di profilo, quindi questa non è giusta. No, no, no. Questa invece con il dito alzato, a me sembra proprio Stella. Vediamo. Sì! Quest'altra qua con questa coda di cavallo lunghissima. A voi non sembra Flora? A me sembra proprio lei, vediamo. Esatto! Oh, questa sono sicura che non c'è. Questa è la sagoma di un maschietto. No, no, qui non ci sono maschietti.
questa qui con le mani sui fianchi. Vediamo un po', potrebbe essere Aisha, però non è di profilo. Ah, ma allora lei è Musa. Esatto. E poi qui c'è quest'altra sagoma rosa. Sembra che abbia le mani appoggiate su qualcosa. E ha i capelli corti. Ah, ma allora è Tecno, per forza. Eccola. Esatto. Oh, che bellezza, che meraviglia. Anche qui abbiamo delle sagome che però riguardano degli oggetti. Degli oggetti che mancano nella stanza. Allora, guardiamo un po'. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oggetti che mancano. Allora, vediamo un po'. Qua c'è un faretto. E qua manca il faretto. Sì, sì, quindi questo manca, è vero. È proprio vero che manca. La chitarra? Non mi sembra. La scarpa col tacco altissima? Sì, manca, guarda qua, qua ne manca una. Una borsa, anzi una busta. Eccola qua, manca, manca. Il cappello? Mi sembra proprio di no. Il manichino sì, però, eccolo qua. Il manichino manca. Un fiocchetto. Sì, manca dal letto qua, eccolo. Fiocchettino, Tino. Una coppa con della frutta. Direi di no. Qui manca qualcosa. Sono queste orecchie da coniglietto. Che brave! Abbiamo fatto proprio tutto. Sì, sì, abbiamo fatto tutte le schede. Abbiamo completato il nostro sapientino basic delle Winx. Sono molto contenta, molto soddisfatta. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ora divertitevi anche voi a casa a giocare con sapientino basic delle Winx. Si imparano tantissime cose. Ciao, alla prossima! Thank you.